gente che vedete oggi è, diciamo, la cartina di tornasole di questi 5 giorni. Ha tenuto il tempo, siamo stati fortunati, ma c'è stata tanta gente. E diciamo che la festa di quest'anno, ovviamente ogni anno è meglio, è la migliore che ho visto, perché è piena di attività, di iniziative sia per i bambini che per i grandi, e la gente ha risposto, ovviamente il sole ci ha favorito. Però questo di oggi è il miglior lancio per il prossimo anno, e soprattutto c'è una riflessione che ci dà, che intanto una città può organizzarsi anche quando non ci sono i soldi, perché ce ne sono davvero pochi adesso, con i volontariati, portare tanta gente, aprirsi alla gente tutta, perché tutta la città si è aperta a farsi visitare, e soprattutto che una manifestazione che porta così tanta gente può essere un risultato per il territorio, perché i turisti sono stati un po' dappertutto, credo che tutti gli alberghi, questa vallata e anche oltre, hanno potuto usufruire di questa manifestazione. E così dobbiamo fare, tante manifestazioni come un mosaico che messo insieme fa il bel quadro che è già questo territorio. Dobbiamo lavorare in strategia, questa è una soluzione semplice ma da continuare. Grazie comunque alla Proloco, a tutti i volontari, al bandino, agli artigiani, a tutte alle ceramiche, a tutte le persone che hanno aiutato, soprattutto le Befane che sono andate dappertutto, Viaggi Tipiche, il presidente della Proloco, a tutti quelli, a Tele 2000 che è qui davanti, a tutti quelli che in qualche modo hanno favorito la valorizzazione di questa manifestazione. La Befana sta per riconsegnare le chiavi della città al sindaco dopo 5 giorni di grande divertimento. E come tutti sanno, dal 2 al 6 gennaio la Befana prende possesso della città e fa divertire cittadini e soprattutto tutti quei turisti che ci vengono a visitare. I numeri degli scorsi anni non soltanto sono stati rispettati ma sono aumentati, e i visitatori hanno potuto trovare all'interno della città soprattutto l'offerta per i più piccoli, giochi, artigianato, giochi della tradizione, ma anche degustazioni di prodotti tipici locali, perché il taglio che l'amministrazione comunale assieme alla Proloco hanno voluto dare alla Befana è quello appunto della tipicità, del racconto, della tradizione. Forse in sottofondo sentite ancora della musica, perché non è finita la festa, sono state tantissime le calate della Befana, delle Befane dalla Torre Civica, le ballerine hanno ballato addirittura con danza verticale e tanti fuochi d'artificio. Speriamo che la festa possa continuare nella sua genuinità anche nei prossimi anni e riscuotere il successo allegro che ha riscosso in questi ultimi anni. Tanti numeri, no? Non soltanto dei visitatori, ma anche tanti numeri delle attrazioni, di tutte quelle cose che si possono vedere nella città, come ad esempio la calza, quella che noi identifichiamo come la calza più lunga del mondo. Ogni anno ha dei metri che si aggiungono, è fatta soprattutto con il jeans delle fabbriche che ci sono a Urbania, e quest'anno alla calza più lunga del mondo, grazie alla collaborazione con la città qui vicina a Fermignano, abbiamo anche la sciarpa più lunga del mondo. Quella che era già la nostra sciarpa si è potuta così cucire assieme, in una collaborazione che c'è fondamentalmente nel territorio, simbolica, e questa è la sciarpa che noi chiamiamo dell'amore, che abbraccia tutti i bimbi del mondo. Le collaborazioni con le città limitrofe sono numerose, al di là della sciarpa, anche per quanto riguarda le varie Proloco. Tante le Proloco che sono venute a cucinare, a portare i loro prodotti, pensiamo alla Proloco da Pignano e alle altre che insomma si sono susseguite in questi giorni. La festa per i turisti è ovviamente terminata, si torna da domani tutti a lavorare, però noi continueremo a lavorare per forza di cose sulla Befana, perché per preparare una festa che ha numeri che superano i 40.000 visitatori dobbiamo lavorarci un anno intero. Quindi per noi le vecchiette tornano a casa e riniziano a fare la calza, a preparare i dolci per i bambini che si dovranno comportare bene durante l'anno. Oh.
alzi la mano chi non l'ha avuta. Ma detto una Befana che va arrangiata, non so cosa vuol dire. Befana, dovresti continuare a scendere, non farla spiritosa. Deve arrivare fino in fondo. Eccolo, c'è lo spino! È arrivata la Befana, le facciamo un grande applauso! E le diamo il benvenuto in questo 2013, che sia un grande anno per tutti. Abbattetela, eliminatela!